In sti giorni fa una vita di freddo assurdo, non so voi, ditemelo. Comunque eccomi qua, lo scavafosse, arma rarissima, una delle armi più rare in assoluto di Fortnite. Tantissimi mi avete chiesto se lo comprerò, tantissimi mi avete chiesto ma riporterai salva il mondo, ma bla bla bla, ma quando salva il mondo. Cioè in ogni video da quando ho smesso di portare salva il mondo ad adesso, tutta la gente mi chiede ma quando porterai salva il mondo. E devo dire grazie a tutta questa gente che continua ad aspettare salva il mondo, eccovi accontentati. Possiamo parlare dello scavafosse, lo comprerò? Sì. E in questo video vedremo il perché e spiego tutti i miei pensieri su quest'arma. E vi ricordo di condividere questo video con tutti i vostri amici che giocano solo al mondo e non vogliono comprare lo scavafosse o sono indecisi. Fatelo. Adesso. Eccoci qua direttamente nello shop di Salva il Mondo. Allora, tutti di voi vedete sicuramente qua lo scavafosse. Rimasto uno, vi consiglio di prenderlo. Come ho detto a inizio video, vi spiego anche perché. Lo scavafosse è stato presente nello shop per un periodo limitato. E come qualsiasi cosa che è stata nello shop per un periodo limitato, chiaramente è una cosa molto rara. Non è detto che l'Halloween prossimo ci sarà di nuovo. Detto ciò, vi consiglio di prenderlo. Cioè, investite questi 1680 euro, io ne ho circa un po' più della metà. Comunque volevo risparmiarli per prendermi gli stravantaggi leggendari, che quelli sono leggendarissimi, non si trovano neanche quelli mai. Quindi bisogna accumulare un sacco di oro, perché ora il mio pensiero è di comprarmi prima lo scavafosse, poi questi, poi questi qua epici, e poi questi tutte le chiavi possibili e immaginabili, perché veramente ora l'oro ne necesto in quantità industriale. Quindi ora come ora è il momento migliore per giocare a salva il mondo. Proprio per questo bisogna cercare le missioni che ti danno subito un sacco di oro, tipo questa che te ne dà 185 e ti dà anche un sacco di pie eroe. Quindi quasi quasi vado subito a farlo, però è acqua e rifugio livello 46. Preferisco fare prima recupera i dati, che recupera i dati di solito è facile, anche se dura un pochino. Yes, la cassaforte, bisogna trovare le cassaforti perché ti danno una vita di oro. Tipo ci sono delle missioni che ti danno 900 di oro se distruggi delle cassaforti. Tanti mi chiedono ma perché porti gli occhiali dentro casa. Ragazzi, l'ho già spiegato in un video precedente. Semplicemente perché quando registro con la videocamera guardo spesso nello schermo e quindi non va bene come cosa. Ma dove cazzo? Se volete un consiglio su come fare a fare le missioni più in fretta possibile, vi consiglio quelle di tipo cavalca il fulmine, quelle del camioncino. Quelle là sono stra easy da fare veramente. Cioè sono quelle che durano di meno a parità di tempo di tutte le altre. Anche quelle dei superstiti e degli accampamenti non sono male, ve lo dico. Tanti di voi mi hanno anche chiesto da dove ho preso questa pistola. Ragazzi, questa è la normalissima pistola fondatore che si ottiene semplicemente comprando il pack finale. Cioè non finale, un pack intermedio comunque. Secondo me questo è uno dei periodi migliori per giocare a salva il mondo. Cioè ti danno un sacco di reward, le missioni ti danno un sacco di oro in più per shopparti le robe. Cioè perché prima farsi 920 di oro era una palla allucinante, dovevi giocare parecchio. Adesso con tutte queste missioni che te ne danno così tanto, così in fretta, ci sono missioni che se trovi due cassaforti te ne danno 900 di oro, cioè tantissimo. Bla bla bla, 86 di oro più 50 V-Bucks per la missione giornaliera, più 20 gocce di pioggia che sono la cosa più utile. Il superstite mitico, e questo mi serviva una vita, con 30.000 di esperienza. Altri 18, 175 e 35 chiavi di rivoltaggio e altri 32 di oro. Questa è vita, questa è vita. E vediamo quanto... Allora, apriamo anche questi due lama. Adesso mi sto potenziando questo ninja qua. Me lo sto potenziando perché lui aumenta i danni delle spade. Siccome io voglio iniziare a usare un ninja delle spade, sicuramente mi servirà tipo il bonus massimo. E probabilmente il ninja che userò sarà Ken Assassino. Avevo fatto un video dove dicevo che sarà Otep il più forte. Sì, è il più forte, ma con le abilità. Invece se noi usiamo Ken Assassino col mistico Ken Spadaccino, facciamo una combo devastante. Cioè, guardate questa missione. Addirittura ti dà due personaggi, due eroi, Dante Assalto Urbano. Cioè, fighissimo. Fighissimo. Questa ti dà addirittura 76 stravantaggi epici, quindi si va subito a fare riparo e rifugio, altro che. Cioè bisogna sempre controllare le missioni che ti danno un sacco di roba. Per esempio questi ti dà 76 epici, cioè è bellissimo. Poi guardate, dopo farò quell'altra, ce n'era un'altra, ora, eccola qua, altri 76. Sicuramente qua c'è altra roba che te ne dà una vita di più. Vediamo un po', eccoli qua, 205, buonissimo. Benissimo, vediamo cosa abbiamo, allora... 116 di oro, 116.
Goccia di pura pioggia tutta la vita. 100 di chiavi, perfetto. 50 V-Bucks e 100 di quelle monete lì. 20 di pura pioggia. 276 di quelli. 17 addirittura. È una schifezza. Dopodiché andiamo in bottino e compriamo il famigerato scava fosse. Abbiamo quanto? 2000. Eccolo qui. Progetto acquistato. Questa non la comprerò mai. E poi compriamo anche questi. Al che direi di andare subito, ma dico subito a potenziarsi lo scava fosse, che è qua a livello 20. Iniziamo. Tataratata. Tutu tutu tataratata. Tutu tutu. Che bellezza sta arma. Ci sta proprio. Adesso lo andiamo anche a provare, ragazzi, tranquilli. Non so se riesco a potenziarlo fino al livello 30. Sì, 30 sicuro. Quindi a livello malachite, diciamo. E qua non ossidiana, ma scaglia buia. Non ho più progetti. Accidenti. Come avevo detto, allora vi spiego qua velocemente questa cosa. Bisogna sempre potenziare le armi con la scaglia buia, a meno che non siano lanciarazzi, allora con l'ossidiana. Io ho potenziato due armi che non posso più ritrovare con l'ossidiana. Sono stato un deficiente. Per quanto riguarda i potenziamenti, modifica vantaggi, bisogna sempre puntare ai danni. Cioè, conferma. Direi che quello è meglio, però 15% danni, 20% danni ci sta. Lo potenzierei anche quasi. Lo potenzierei anche questo. Potenzierei anche questo e anche questo. E qua danni ai mostri della nebbia. Non ho più. Insomma, questo è per quanto riguarda il potenziamento dello scava fosse. Poi lo potenzieremo al massimo, al massimo, massimo. Intanto vediamo se possiamo potenziare il notturno. Allora, sicuramente subito velocità di ricarica. Cioè, e anche stabilità dell'arma ci sta, ma già poco rinculo, quindi non dovrei avere problemi. Posso potenziare anche un'altra cosa e direi che colpo alla testa. Cioè, allora, anche sarebbero 40, così sarebbe un incremento del 5% di danno in più, quindi piuttosto faccio questa. Ok. Anche il notturno è potenziatissimo. Ora però non ho zero stravantaggi leggendari. Perfetto, molto bene. Qua è la potenza una vita, altro che. E via. Cioè, guardate la mia offensiva. 858. 858, ragazzi. Questa è vita. Questa è assolutamente vita. Ora devo puntare a comprarmi queste qua, poi queste e poi queste qua. Cioè, in ordine devo comprare tutte le robe. Queste qua. Le chiavi, i rivantaggi sono importantissimi. Importantissimi. Non mi interessa di eroe Kyle Mega Base, non può fregare di meno. Mi sembra di laserarlo. Vabbè. Cosa? Scusate un attimo, Cioè, qua se becco un headshot è la fine. Se becco un headshot è devasto. È devastante. Vabbè che questo è potenziato al massimo, Ricordiamolo. Questo è uno scava fosse che avevo già, che è già potenziato al massimo. Ringrazio un mio iscritto che me l'ha regalato. Grazie mille. Chiaramente io amo sparare con precisione. Non mi piace sparare a caso, perché si consuma l'arma inutilmente. Quindi di solito cerco sempre di andare per le precisioni. Cosa sono sti sifoni? Ah. Allora, a parte che questo gnomo volante è strano, è OP sto scava fosse. Is OP. OP. Poi per gli elementi sinceramente non c'è molto da consigliare, va bene qualsiasi tipo di elemento. Cioè, energia sarebbe il migliore, perché con energia colpite bene o male un po' tutti gli elementi. Però anche fuoco. E anche questa è fatta.
anche oggi ringraziamo la pura febbre della Nestron qua. Grazie mille per essere iscritti. Noi siamo già in 171.000, cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi dello Scafosse, se l'avete già comprato oppure no. Lasciate un piace se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!